Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. Parola di Dio. Diciamo insieme: ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. Parola di Dio. Abitava nelle tenebre, vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Amen.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so che tu sei il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Tacci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Chi è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e li obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Cari fratelli e sorelle, noi da cristiani, da figli di Dio, ecco, ci riuniamo quasi tutte le domeniche, poi anche nei giorni feriali, in diverse occasioni, ecco, degli avvenimenti e eventi della nostra Chiesa, per celebrare Cristo presente in mezzo a noi e poi di aprirsi alle opere salvifiche di Dio, perché noi non siamo qui soltanto per ascoltare la parola di Dio, l'insegnamento di Dio, ma anche, e direi poi soprattutto, di accogliere i frutti, ecco, di questo insegnamento, di provarli quotidianamente nella nostra vita. L'insegnamento di Gesù, ecco, come oggi ascoltiamo, ed è scritto anche là, che è pieno di autorità. Cosa significa? Della azione salvifica. Perché Dio ha nascosto proprio la sua forza nella sua parola. Allora, se guardiamo Gesù, tutta la sua missione, ma anche la sua identità come figlio di Dio, porta in sé triplice dimensione delle sue attività, della sua missione. Lui è maestro, insegnava. Vedete questa bellissima frase che mi ha toccato veramente profondamente: il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano la ragione e ombra di morte, una luce è sorta. Ecco, questo testo particolarmente l'abbiamo masticato nel tempo, ecco, di Natale, perché il profeta Isaia parla di questo grande mistero della venuta del Signore Gesù, che è venuto come luce. Ecco, lui è maestro, allora lui illumina, lui riscalda, lui illumina la nostra strada, però anche ci illumina dove ci troviamo in questo momento, facendoci luce per la nostra vita. Io sempre dico una semplice cosa, che un miniatore ha una lucerna qua, una luce, no? Senza quella luce lui non può scendere in miniera a lavorare, a guadagnare per la vita. E noi siamo messi qui su questa terra proprio come i miniatori, e il Signore ci dona questa luce. E poi magari tante volte non ci rendiamo conto di portarla qui sulla fronte. Io dico un cristiano cattolico, poi cioè particolarità. Allora non guardiamo soltanto con questi occhi, noi dovremmo guardare con gli occhi qua, un po' più su, che è intelligenza di Dio, la rivelazione di Dio. Allora questo è il primo livello della missione di Gesù. Poi lui è colui che guarisce, è medico. Lui guarisce, e il Vangelo pieno, ecco, di questi atti della guarigione.
Se vogliamo conoscere Gesù, come diceva il grande dottore della Chiesa, che ha tradotto la Sacra Scrittura in latino e ci ha aiutato proprio di accostarsi a questa sapienza straordinaria, San Girolamo, diceva che non conoscendo le Scritture significa non conoscere Cristo. Allora uno, se vuole veramente con tutto il cuore conoscere Cristo, bisogna, ecco, scendere nell'insegnamento di Gesù. E vediamo proprio nei Vangeli come Gesù guariva, toccava, no? E poi il terza parte, dimensione della sua missione è Gesù che libera, lui libera. Liberatore, salvatore, e che libera dall'influenza diabolica, no? E oggi troviamo questa dimensione esplicita in questo brano evangelico, no? Allora vediamo come questo, ecco, Gesù, nostro Signore, entra in sinagoga, e ci dice San Marco, grande Marco, potente, no? San Marco, il Vangelo, è tutto potente, tutto moltitudine, grande folle. San Marco presenta Gesù come un leone, proprio con la sua forza, è il re, no? Gesù è il re, come leone è il re della foresta, così San Marco presenta Gesù come colui che regna, e per questo lui parla con grande autorità. La sua parola non è vuota, tanto per parlare, no. Quando noi siamo riuniti qua e personalmente anche a casa, questa luce ti illumina e la sua autorità agisce su di te oggettivamente. E allora Gesù insegna, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Allora, questa autorità noi ministri della Chiesa, chiamati di Dio, perché Lui ci ha scelti, crediamo e siamo aperti, vogliamo trasmettere e siamo obbligati a trasmettere questa autorità. E tante volte quando parlo dei sacerdoti, della missione dei sacerdoti, sempre lo vedo come uno specchio o un vetro fragile, però deve essere trasparente. Se un sacerdote, un vescovo, un papa, poi vale anche per voi genitori, se non siamo trasparenti, vedete, questi vetri sono opachi, no? E non si vede sia all'esterno che all'interno. Un sacerdote deve essere trasparente e deve passare l'insegnamento di Dio. Se non passa, allora è falso. Allora non compie il suo ministero. Vedete, mi sono scosso dentro quando ascoltavo questa ultima parola della prima lettera, no? Dice, ma il profeta che avrà la presunzione, ecco dove viene opacità, oscurità, presunto, che avrà la presunzione di dire il mio nome. Una cosa, non molte, non insegnamenti, oggi dicono che così non ci sono i miracoli, la Vergine Santissima non è miracolo, poi biblisti, teologi insegnano così, quello non è peccato, divorzio non è peccato, aborto non è peccato, apparizioni non esistono, i Vangeli così sono così, no? Non so da dove gli viene coraggio di parlare questa cosa e di insegnare poi, no? Allora cosa ci dice? Di dire il mio nome, una cosa che io non gli ho comandato di dire. Vedete dove entriamo noi come ministri della Chiesa, poi dico anche voi genitori. Ci è stato dato comando. Paolo Santo, grande Paolo, dice guai a me. Allora vedete come la parola di Dio ci ha legati. Dio ama il suo popolo, sceglie i profeti e gli annunciatori li annunciano, perché Dio ama il suo popolo di dare la luce. E poi dall'altra parte, quel profeta, quel sacerdote, se non parla, dice guai a me. Io sono perso, se io non sono come vetro che trasmette la luce del sole, io non ho fine. Non ho il centro della mia vita, no?
Allora la mia missione è soltanto di trasmettere il comando di Dio. Ecco per quale motivo noi nella Chiesa abbiamo tantissimi martiri. Guardate, oggi celebriamo grande santo San Giovanni Bosco. Cosa lui ha fatto nella sua vita? Ecco, 2 secoli fa, quanti giovani, quanti ragazzi di Torino per strada, poveri, li ha rubati dalle tenebre, dalla povertà, povertà materiale, povertà psichica, povertà spirituale, li ha rubati, e quanto ne ha pagato. Mi ricordo di un film che ho guardato alcuni anni fa, e poi ho guardato solo uno, non ho guardato per intero, quando... Allora il vescovo gli ha scritto di non poter continuare la sua opera, lui è svenuto. Dice, ma come mai? Però era una prova, era anche dall'altra parte la provvidenza della Chiesa. L'opera di Dio deve passare gli ostacoli. E questa è la sapienza della Chiesa. Lui va direttamente al Santo Padre, l'ultimo. È il primo che deve decidere. E così il Signore apre la strada. Vedete, un profeta, diciamo, di pochi secoli, cosa deve passare, no? Allora, concludiamo. Di dire il mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, perché ci sono altri dei idoli, guai a me, guai ai vescovi, guai ai catechisti che insegnano le scemenze, no? Purtroppo, perché un vescovo altro ha poi, mi hanno detto, dice, purtroppo alcuni vescovi non credono nell'esistenza diabolica. Beh, se la vedono con il Signore, non con me, non con gli altri. Allora, cosa dice questa parola di Dio? O che parlerà in nome di altri dei? Quel profeta dovrà morire, però non fa la sua funzione, no? Non compie la sua missione, no? Perché tutto quello che non compie il fine, l'ultimo, muore. Capite? Addirittura molti scienziati, forse credo che avete sentito, dicono quell'ultimo nostro dito sul piede, quell'ultimo, dice sparirà tra 50 milioni d'anni, no? Dice perché non si usa tanto, no? Diminuisce. Allora, se qualcosa non è vivo, non è efficace, è destinato a morire. Allora scendiamo adesso in questa cosa del Vangelo della realtà, no? Ecco, Gesù stava insegnando, lui insegna l'autorità divina di Dio Padre, e insegna, e mentre lui insegnava, e dice, ed ecco, nella loro sinagoga, proprio nella sinagoga, nel luogo più sacro, vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo, vedete, iniziato a fare disordine, gridare, no? Un uomo grida, però dentro quell'uomo c'è qualcuno. Ecco dove sta disordine, chi grida, diciamo, all'interno della Santa Messa, all'interno dell'insegnamento di Dio, all'insegnamento dell'armonia di una parrocchia, di una comunità, chi grida? Chi esce fuori? Dove sta? Con chi sta? E questo vale per me, questo vale per ogni uomo, perché c'è uno solo giudice, il Signore dei Signori, no? E cominciò a gridare, che vuoi da noi Gesù Nazareno? Vedete, un uomo parla in plurale, vedete questa scissione interiore. Questo uomo non vive l'integrità, noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Noi abbiamo corpo, abbiamo psiche, abbiamo spirito, abbiamo 3 dimensioni della nostra identità. E sapete dove noi troviamo la nostra integrità, la nostra totalità? Soltanto quando ci avviciniamo al Signore. Come i raggi del sole, vedete i raggi del sole, no? Quanto più sono alla fonte, tanto più sono anche insieme tra di loro. Quanto più sono lontano dalla fonte, sono lontani anche gli uni degli altri. Così siamo fatti anche noi. Disordine. La divisione che ho toccato anche qui in parrocchia e dappertutto.
è una roba diabolica. E non c'è altro da dire. Allora, saltiamo nella seconda lettura. Cosa ci dice Paolo per voi, mariti e mogli? Una cosa terribile, Perché non è matrimonio qualcosa così, no? Vedete, quanta scissione possono vivere ecco, i sposati dopo. Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazione. Ecco il desiderio di Paolo. Che siate così. Stamattina ho parlato... che noi siamo invitati a giocare su questa terra, gioco, giocondo, gioia, no? Se un uomo non conosce le regole di questa vita, poi alla luce della sapienza di Dio, se non conosce le regole dentro impresse nell'amore di Dio, lui non gioca il bel gioco di gioia, no? Allora noi dovremmo imparare questa realtà a giocare di Dio, no? Allora, e c'è un gioco straordinario tra marito e moglie, perché un marito è maschio, la donna è la donna, e allora ognuno di loro porta una dinamica particolare. Come Dio Padre ha il suo ruolo di creatore, come il Signore Gesù è redentore, come lo Spirito Santo è più presente di quest'aria che santifica, che modula, così anche la donna, il marito hanno ruoli specifici, e se non si riscoprono queste dinamiche c'è la scissione. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Ecco il mio compito, io non sono sposato, io devo occuparmi, ascoltare quello che il Signore mi dice, e quello devo parlare. Io non posso parlare le scemenze di politica, di non so, economia, di che cosa. Io devo parlare di quello che il Signore mi dice e quello che c'è scritto. Allora, cosa devono fare gli sposati? Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo. Vedete, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Ecco dove c'è la problematica, una croce, però anche la bellezza della vita, no? E allora un uomo deve pensare fino a che punto deve ascoltare, no, il Signore, perché il Signore parla, e parla per lui, parla anche per la moglie. E qui sta molto difficile, no? Perché lui non può entrare nel cervello della donna e viceversa. Solo Dio unisce due persone, Dio unisce nell'amore, no? Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Vedete, piacere, tutta rivolta al marito, non c'è altro. La donna deve rivolgersi al marito, e quella è la legge di Dio. Come un sacerdote deve ascoltare il Signore. Per lui non esistono le voci degli idoli di questo mondo, non esiste. Allora vediamo questa scissione, ecco, nel Vangelo, dove porta poi la manifestazione grande di Dio. Per quale motivo Dio è venuto, Gesù è venuto su questa terra, in questa dimensione della sua missione? Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Amica, i demoni sono ricchi e Dio ha bisogno di qualcosa di loro. Sono vuoti. Io sempre dicevano, quando accendiamo la luce sparisce la tenebra, e la tenebra sparisce quando c'è la luce. Le tenebre sono i demoni, Satana. È luce che esiste, Satana non esiste nella sua essenza, e per quello non esistere agisce come tenebra e offusca tutto e inganna gli uomini, perché non è in se stesso, non che non esiste, è vuoto. E questo vuoto divora la mente degli uomini, i cuori degli uomini, il tempo degli uomini, le forze. Che vuoi da noi, Gesù? Sei venuto a rovinarci. Vedete come loro manifestano l'azione di Dio. E poi sempre
al plurale. Due volte qui parla al plurale e una volta al singolare. Vedete questa scissione? Ecco, cari fratelli e sorelle, dove noi abbiamo bisogno di un cammino reale, quotidiano. Chi parla? Parliamo noi dentro? Nelle negatività, negli atteggiamenti negativi, mi identifico con lo spirito di questo mondo, con l'intelligenza di questo mondo, oppure io parlo da figlio di Dio, integro nella verità, nella luce. E il Signore stesso ci ha detto, no? Dice, Satana è diviso in se stesso. Vedete dove c'è la ferita della nostra Chiesa anche, delle nostre famiglie. Satana è in se stesso diviso e per questo crollerà il suo regno e crollerà e noi ci accorgiamo perché Dio è totale, è integro, Lui è indissolubile nell'unità tra le persone e non esiste la separazione. Per questo anche quando si contrae il matrimonio, no? Non esiste uomo, non esiste papa, vescovo, sacerdote, chi può separare? Perché se Dio ha unito, l'uomo non separi. Allora, quando ci sono i processi dei matrimoni, allora si certifica che non è stato mai contratto il matrimonio. Questo, non c'è divorzio, non esiste divorzio, separazione. Perché in se stesso manifesta una roba diabolica. Dio sempre unisce. Allora, io so che tu sei il santo di Dio. Vedete come lo proclamano? E Gesù gli ordinò severamente, taci, esci da lui. Amica Gesù parla con lui, come molte persone oggi vanno a consigliarsi con i demoni, no? Cosa capiterà? Cosa succederà a me, alla mia famiglia? Vanno. E quelli cartomanti, quelle cose, tutti parlano con i demoni. Sapete bene, quelli non si consigliano con la parola di Dio, con il Signore vivo, nostro Padre, che è amore. E state attenti. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanti che si chiedevano a vicenda, che mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Ecco l'insegnamento di Gesù. È autorità. E questo è una cosa straordinaria che io personalmente sperimento. È un fuoco che brucia, che purifica, che ti rende oro puro. Nella tua mente, nelle tue scelte, nei tuoi comportamenti. Senza Gesù vivo, vivo dentro di noi, vivo nella nostra oggettività della vita, noi siamo scissi. Sempre poi cerchiamo qualcuno con il quale ci identifichiamo e poi alla fine sei venuto a rovinarci. Nelle vite delle persone regola tanta paura interiore. Paura. E questa è una cosa, ecco, che dovremo vederla, riconoscerla nella nostra quotidianità. Noi non siamo coloro che devono avere la paura. Vedete come anche questi modi di vita negli ultimi mesi, no? Ecco, già domani siamo nella zona gialla, e si cambia tutto. Invece nel Signore non ci sono cambiamenti su questo livello. Lui è fedele e la sua bontà, la sua benedizione rimane per sempre. E lui è sempre luce e ci guarisce, ci libera. Vedete, poco tempo fa ho incontrato una persona per la quale ho pregato, è venuta. Mi ha colpito profondamente una frase, da una parte mi sentivo male. Immaginate questa persona. Cresceva naturalmente, come tutti noi, in una famiglia e lei dentro sentiva che aspetta altri genitori. Sempre sperava, dice, questi non sono i miei genitori, per molti anni, e già, diciamo, più di 40 anni ha questo. Perché non viveva questo amore accogliente, che comprende, viveva una estraneità nella propria famiglia
Secondo me non c'è più grande dolore per i genitori, anche per i figli. Ecco, il Signore vuole portarci in questa casa dell'amore, della verità. Se non viviamo questo, noi siamo lontano da Dio. Lontano, anche se parliamo, anche se veniamo alla messa, celebriamo, preghiamo, i rosari, non vale affatto nulla. La comunione è il frutto della presenza di Dio, la comprensione. Vedete, abbiamo l'esperienza prima della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, e proprio lì è nata la Chiesa, no? Nel giorno di Pentecoste. Cosa è capitato là? È disceso lo Spirito Santo nel fuoco e ha bruciato questo fuoco di amore, ha bruciato tutta la loro paura, no? Che avevano, le porte sono aperte e loro parlavano diverse lingue. E poi San Luca enumera molti popoli che erano in quella volta a Gerusalemme. E San Luca dice, tutti li comprendevano, vedete? Tutti li comprendevano. Cosa significa? Quando viene lo Spirito Santo ci fa comprendere. Comprensione è la più grande dimensione dell'amore. Se non ci comprendiamo, allora significa che non c'è amore, nemmeno poi c'è la verità. Io tante volte dico, per quale motivo il Signore ci ha dato due orecchie, no? Per ascoltare meglio e più di che parlare. Allora poi dico, se non ci sentiamo, nemmeno ci vediamo. Perché questo subito viene quell'altro frutto. Così accade anche nelle famiglie. Vedete cosa ci dice il Signore? Ascoltate oggi la voce del Signore. Allora, le nostre celebrazioni domenicali, il nostro leggere, ascoltare la parola di Dio ha come primo frutto di aggiustare gli orecchi e di cominciare a sentire la voce di Dio, del nostro Padre. Se quello non riusciamo, noi siamo persi nella vita. E allora nella prima lettura abbiamo ascoltato questa bellissima cosa. Mosè parlò al popolo dicendo: il Signore tuo Dio susciterà per te in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me, a lui darete ascolto. Vedete, l'azione di Dio, lui sceglie un uomo, un profeta, e allora a lui darete ascolto. Perché, cari fratelli e sorelle, per quale ragione questa iniziativa nasce da parte di Dio? Ci spiega lo stesso scrittore, no? Avrai così quanto hai chiesto. Popolo di Dio ha chiesto. E per quale motivo ha pregato così? Dice, hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. Cari fratelli e sorelle, veramente dovremo ringraziare alla grande misericordia di Dio che ci tiene sui piedi, che ci piede così come siamo. Se Dio in questo momento togliesse un po' il velo della sua onnipotenza, tutti in un attimo saremmo per terra. E questa è la verità. Questa è verità per tutti noi responsabili, in certo senso, nella Chiesa e per tutti coloro che hanno responsabilità nella società. Questa è la tenebra che offusca la nostra umanità in questo momento storico. E questo si ripete. E per questo dovremo ringraziare soltanto alla misericordia di Dio che ci tiene sul suo palmo. Per questo siamo in vita. Unica ragione. E poi nella pienezza del tempo Padre manda il suo figlio. Dice, va bene, non volete ascoltare me come padre, perché sono potente, faccio tremare quel monte Oreb, si vede il fuoco, si vede il fumo. Allora nella pienezza vi manderò un uomo, che è mio figlio amato,
no? E lui sarà uomo con voi, vi parlerà, vi insegnerà, pur portando in modo velato la mia divinità, perché scaccia i demoni. Lui non parla con i demoni, li comanda e va via, libera l'uomo, e poi insegna, e poi educa fino alla pienezza che lui ha deciso, e poi basta, lui si fermerà, e poi tutta la terra e l'universo si fermerà in certo senso, perché lui con la sua volontà lo porta avanti. Ecco, questa disobbedienza, il primo peccato è la disobbedienza. Cosa significa disobbedire? Chiudere, tappare gli orecchi, questo è, null'altro. Il Signore ci modula come l'argilla, e qui tu vedi chi si dà a modulare o no. Ecco, la parola di Dio ci modula quotidianamente. Se non mi metto nelle mani di Dio di essere modulato, cosa, sapete cosa io dico a me stesso, ognuno di noi, guai a noi? Io voglio essere morto, io non voglio camminare più. Questo dico io. Se io sono perfetto, se io non mi modulo, allora avete presente bottiglia di vetro che è già fatta. Allora è dura, allora se inizi a modularla, un bicchiere si spezza. Così anche noi, se ci chiudiamo nella durezza del nostro cervice e della nostra mente, e poi Dio non mola, lui sempre fa così, allora per forza deve spezzarti. Io mi rendo conto, cari fratelli e sorelle, quotidianamente, che incontro le vite a pezzi. Sapete, l'altro giorno ho detto a una persona: adesso vedi la tua vita in rovina, tutta la tua vita crollata come un palazzo, adesso devi discernere, ah, questo è della paglia, io costruivo la vita con la paglia, poi vedo, ecco, pezzi, mattoni preziosi, quello devo scegliere là, poi quell'altro mi servirà. Sapete, trovarsi completamente nudo davanti alla realtà, dove i tuoi progetti sono crollati, dove la tua vita è crollata, dove la tua famiglia è crollata, e non hai nulla. Allora devi scegliere piano piano quello che veramente hai creato dall'ascoltare del Signore, che è nostro unico maestro, che ci insegna veramente la bellezza della vita. Ecco, cari fratelli e sorelle, cari genitori, siamo invitati tutti a mettersi in ascolto, tutti insieme, quello che il Signore ci dice e ci parla. Lui ancora, per grazia di Dio, per la sua, ecco, bontà, non ha smesso di tacere, perché vediamo cosa fa Gesù. Lui fa tacere al male, lui vuole far tacere al male nella tua interiorità, nella tua quotidianità. Quanto sono belle queste cose quando il Signore chiude queste finestre interiori, che non ti passa il freddo, che non ti passa il fuoco che distrugge, e poi vedi come sei integro dentro, tieni caldo la presenza dello Spirito Santo, non hai influenze più come questo uomo che non sa chi è, se parla il demone o se parla lui, capite? Siamo chiamati ad avere questo filo d'oro di ascolto, ecco, del nostro Signore Maestro. Ecco, così sia, cari fratelli e sorelle, in tutti noi. Prendiamo la parola di Dio, prendiamo, preghiamo, permettiamo che la sapienza sua ci plasmi, ci illumina, ecco, che porta via ogni tenebra, di trovare e di vedere già, ecco, il cammino tracciato dal Signore nostro. Dio ci ha dato